Eccoci qua di nuovo in diretta, pronti siamo per la nostra intervista. Che bell'ospite che abbiamo stasera. E pronti anche per berci un buon bicchiere. Un vino particolarissimo che ovviamente riproponiamo proprio in onore di Luca Di Bartolomei. Eccoci qua. Ciao Luca. Ci siamo messi più lontani noi oggi. Lontani, è lunga la strada che devi fare. Ciao Luca. Benvenuto, Luca. Grazie, eccoci grazie qua. Monte, io mi siedo con Luca, allora se Luca ti accomodi qua con noi. Io vado qua a svelare che vino andiamo a bere e la salutiamo con un applauso a Rosa Wanda Rafisardi. Buonasera Wanda. Buonasera a tutti. Allora, tu ci porti sempre dei vini molto speciali. Sì. Questa sera forse un po' già più speciale del normale. L'abbiamo già assaggiato, la redazione di Bibenda ha scelto per noi un vino che è collegato stavolta all'ospite di stasera e non alla partita. Si chiama Diba questo vino, è insomma, un vino passito, un vino dolce, di proprietà di Maremma Alta e Stefano Rizzi ed è dedicato al grande capitano della Roma, appunto Agostino Di Bartolomei. Insomma, ha un significato doppio insomma, perché viene prodotto in pochissimi esemplari per insomma, amici e per beneficenza, quindi insomma, ha un doppio valore questo vino. Tra l'altro buonissimo, l'abbiamo, come abbiamo detto, assaggiato l'altra volta, lo andiamo a riassaggiare con molto piacere ed onore, insomma, visto l'ospite di stasera. Ce lo vuoi ridescrivere, diciamo, questo vino, adesso per coloro anche che magari l'ultima volta non erano sintonizzati o all'ascolto, così proprio qualche punto in particolare? Assolutamente sì, il colore è particolarissimo di questo vino, ha dei riflessi ramati molto particolari. Al naso si sente subito la castagna, più che altro il marron glacé. Zucchero di canna sicuramente, frutta passita, e albicocca, prugna secca e spezie dolci. Il profumo è da annusarlo tutto il tempo, una cosa incredibile, veramente veramente. Tra l'altro la morbidezza in bocca corrisponde perfettamente. È come l'altra volta, eh? Lo so, noi non è registrato esattamente così. No, è che un po' forte. Insomma, la l'acidità va bene e corrisponde, ecco, perfettamente ai sentori che invece appunto abbiamo sentito al naso. Perfetto. Buona degustazione. Grazie, grazie Wanda Rafisardi. Ecco. Eccolo qua, adesso come buona norma. Eccoci. Lo assaggeremo anche noi. E solitamente cominciamo così le nostre interviste, Luca. Lo conoscevi questo vino? No, non hai mai sentito parlare. Intanto cincin a noi, buona vita. A te. Il profumo è una cosa potrebbe rimanere così ad annusarlo, è vero. Che poi questo è un vino quasi da post pasto, no? Cioè da. Sì. Quindi a noi che siamo digiuni da qualche ora. Sì, però insomma, questo ci permette di perdere ogni freno inibitore, anche se di fronte a un amico non ce n'è bisogno. Veramente buono. Ovviamente te ne sarà fatto dono. Che meraviglia. Io diciamo. Caro Luca, ma intanto guarda, partiamo subito con la cronaca. Oggi leggevo che anche tu, insomma, qualcosa hai scritto a proposito, o quantomeno hai postato una vignetta, mettiamola così, sulla discriminazione territoriale. Che idea ti sei fatto da cittadino e devo dire anche da attivista politico, insomma, poi parleremo anche di quello che stai facendo. Abbiamo l'opportunità, diciamo, di fare un discorso un po' più calmo e ragionato. Io credo che la discriminazione territoriale, così come è oggi attuata, sia profondamente sbagliata per due motivi. Innanzitutto perché ovviamente, diciamo, mette le curve, mette le tifoserie, o meglio, mette sparuti gruppi di non tifosi in grado, diciamo, di rovinare la festa a tutti gli altri, comprese la società. E quindi questo è una norma, questo, diciamo, rappresenta, diciamo, l'erratezza della norma e dell'applicazione della medesima. Dopodiché esiste un principio per cui bisogna limitare un certo genere di cori, ma è sempre complesso capire dov'è il discrimine fra una cosa che può essere molto simpatica e una cosa che può essere oggettivamente fastidiosa. Io ho letto anche quello che tu hai scritto oggi, ho letto con molto interesse e con, diciamo, la giusta profondità che di una riflessione fatta a posteriori da un tifoso, da un uomo, da una persona che ragiona e vive di calcio non solo da un punto di vista di passione. E non sono in todo d'accordo con quello che hai scritto, perché
perché credo che al di là del trasporto emotivo ci sia sempre un attimo, diciamo, di qualcosa che debba frenare. Nello specifico, io, avendo passato anche molto tempo, diciamo, della mia vita in Campania, questo, diciamo, è un caso assolutamente personale, trovo che si possano sfottere gli amici del Napoli con tante altre metodologie. Poi, ovviamente, è completamente un metalinguaggio quello del dire questo o quell'altro, però mi chiedo, se non fosse in questo momento Napoli, quindi Lavali col fuoco o il colera, che ricordiamo comunque a Napoli ha fatto quasi 30 vittime, ha davvero, diciamo, cambiato la vita di intere famiglie, se fosse stato il Modena, i tifosi di qualunque altra squadra avrebbero detto un altro terremoto? Allora, credo che ci possano essere tanti modi per sfottere in maniera simpatica, provocatoria, come giusto che sia. Alcune cose credo che siano, si possano evitare. Vesuvio e Colera sono un po' più lontani Vesuvio del tempo rispetto al terremoto. Vesuvio e Colera sono un po' più lontani, per carità, sono poi assolutamente... Poi se si va a Genova si puzza di pesce, il bergamasco è figlio di qua e... Per carità. Tarantino... Dopodiché, come avete, diciamo, come hai fatto perfettamente presente e come hanno detto tanti amici, non può essere che l'applicazione della norma a Roma sia utilizzata in maniera assolutamente stringente e, come abbiamo visto, come, diciamo, la cronaca sportiva riporta, in tanti altri stadi viene applicata un po', diciamo, così come secondo l'andazzo del momento, secondo come si è alzato il giudice sportivo. Questo è scorretto nei confronti di una città che ama. Personalmente, siccome Roma non è mai stata particolarmente immune da fenomeni di, non di tifo, ma di personaggi che poi hanno utilizzato una particolare organizzazione nelle curve o in alcuni settori dello stadio per ricattare le società, siano esse Roma, sia esse Lazio o quant'altro, ecco, allora credo che, come ha giustamente detto Malagò, bisogna ripensare la norma affinché si possa evitare di incorrere in questi problemi. Poi, personalmente, io ricordo con grande simpatia Giulietta Nazoccola, perché è simpatico. Non o credo... il Bu che alla Curva Sud fece a Ingesson, il giocatore bianchissimo del Bologna all'epoca. Cioè, meglio queste provocazioni, dici, che altro. Il vernacoliere che dice, che scrive pulizia etnica nei confronti dei pisani, finalmente si cominceranno a lavarsi. Cos'è? È un... La satira può avere anche dei toni, diciamo, di salacità. Bisogna, diciamo, essere in grado di graduarla. È ovvio che spesso e volentieri tanto più si corre sulla falsariga, diciamo, dell'allusione o anche dello sfotto aperto, senza essere per forza volgari o offensivi, tanto più, diciamo, la cosa può essere divertente. Ecco, la cosa che mi viene da pensare è... Un incontro internazionale, quindi non un Roma-Napoli, fra una squadra tedesca e una squadra di Israele. Lì che cosa succede? Qual è il discrimine fra la discriminazione territoriale? Che riferimento puoi arrivare a fare? Appunto, qual è il riferimento? Bisogna fare, naturalmente, ogni caso per caso, però bisogna anche, diciamo, rimanere nello scherzo e non sfondare nel cattivo gusto, nell'offesa o anche peggio, diciamo, o anche assolutamente peggio. Ho visto che prima le telecamere di Luciano Morelli hanno inquadrato questo manuale del calcio, no? Scritto e lasciato da Agostino Di Bartolomei, pubblicato da Fandango Libri ormai un paio d'anni fa, mi pare. 26 settembre del 2012. 2011, quindi più di 2 anni fa. Non c'è un capitolo sul tifo qui, insomma, no? Perché si parla di calcio attraverso i secoli, il calcio moderno, il calcio per i ragazzini, insomma, leggevo tante cose che, come sai, ne abbiamo parlato tanto, insomma. Se una lezione ha lasciato Agostino Di Bartolomei, l'ha lasciata anche però nel rapporto con i tifosi, perché tutti noi ricordiamo, parlando di questo argomento evidentemente,
che tipo di legame ci fosse tra lui e la curva, un legame che ha conosciuto anche in momenti un po' complicati, insomma, quando lui è andato al Milan. La lezione di Agostino, secondo te, in questo senso, che lezione può essere stata? Che lezione può aver lasciato lui? Che rapporto c'era? Che tu possa aver saputo, evidentemente, non raccontato direttamente. Guarda, io credo che la lezione di Agostino fosse una lezione valida per quei tempi, e lo dico con grande rammarico, e perché il mondo del calcio è cambiato, come è giusto che tutte le cose, diciamo, nel correre del tempo cambino, però è cambiato probabilmente, io diciamo inizio a dovermi, diciamo, rassegnare, è cambiato un po' in peggio, o meglio è cambiato in peggio probabilmente in Italia, e se vogliamo essere più specifici forse è cambiato in peggio perché avevamo un gioco meraviglioso, un giocattolo meraviglioso, e abbiamo lasciato che questo giocattolo negli anni venisse un po' sfruttato e maltrattato sempre dalle stesse persone, sempre dalle stesse facce, e quindi nonostante qualche buon risultato, credo che la lezione di Agostino fosse diretta e può essere ancora diretta ai giovani, perché non leggendo quel libro, ma semplicemente ricordandosi che il calcio, anche quando si pratica a un livello semiagonistico, è tutto sommato un gioco e deve rimanere tutto sommato un gioco fino a che non veramente non diventa un qualche cosa diverso, ma diventa un qualcosa diverso per pochissime persone, per pochissimi fortunati, e anche quei pochissimi fortunati possono incontrare nella loro carriera la maggior parte di loro incontrano nella loro carriera un momento di stop, un qualcosa che vi fa cambiare. Io leggevo le ultime statistiche dell'Istat, i ragazzi che fanno sport attivamente fra gli 11 e i 17 anni sono l'11% della popolazione giovane attiva, il che vuol dire che sostanzialmente fanno sport in maniera continuata pochissimi ragazzi. Le ragazze hanno un tasso, diciamo, ancora di partecipazione sportiva più basso. Il calcio, lo sport in generale, è prima di tutto educazione e cultura. E cultura e le regole. Chi fa sport è un cittadino migliore. Io mi spiace doverlo dire, ma io vedo, per esempio, ho visto di recente l'Australia è un paese in cui fanno sport praticamente tutti i ragazzi, e hanno un senso civico che è molto più alto del nostro. È triste da dire. Questa funzione educativa dello sport, sono assolutamente d'accordo. Lo sport non c'è nella Costituzione, dato per dire, non c'è un ministro, c'è una derivazione di un ministero che fa parte dello sport, se ci pensiamo, no? Adesso anche per tanti... Certo. Però è... La pratica dello sport è, al netto, diciamo, di quelle che sono le parole dei costituenti, che francamente potevano anche avere, diciamo, un attimo altre cose a cui pensare, però è qualcosa che stride con quello che poi è anche il nostro paese. Se voi ci pensate, noi abbiamo un paese che dovrebbe essere votato allo sport anche climaticamente. Abbiamo le montagne, abbiamo la pianura, abbiamo le colline, abbiamo le pianure, abbiamo tutto, abbiamo il mare. Eppure adesso, diciamo, torniamo da soci con un buon palmarès, perché hanno fatto degli ottimi risultati, ma in maniera abbastanza sporadica. Anche le ultime Olimpiadi estive, diciamo, non sono andate benissimo. Stasera ci sono due partite che, se tu vedi il tasso tecnico che c'è in campo, è incredibile. 7, 8, 10 anni fa erano giocatori che avrebbero fatto a gara per venire in Italia. È solo un problema economico? Sicuramente. Però è anche un problema, diciamo, di capacità dello sport di autopromuoversi. Il calcio, che è lo sport italiano più conosciuto, alla fine dei conti, ragazzi, cioè, ci sono sempre le stesse facce. Io non vedo nessun trentenne o quarantenne, che, diciamo, pochissimi quarantenni che sono dirigenti sportivi. Eppure corsi per fare dirigenti sportivi ne abbiamo attivati nelle università. E dove sono questi ragazzi?
sembri abbastanza disilluso in generale sul paese. Chiedo oggi a Luca che immagine ha dell'Italia, che settore è di questo paese, e anche del calcio ti diverte. Tu credi, per te il calcio è una cosa particolare che si associa anche a tanti ricordi, proprio il tuo oggi modo di vivere il calcio e anche il paese in generale. Il calcio mi diverte perché mi continua ovviamente ad essere dentro, come è dentro a tanti italiani. Il paese è un paese fortemente reclinato su se stesso, è un paese che vuole un colpo di innovazione, vuole qualcosa e chiede qualcosa. E adesso, senza entrare nella politica, ma vuole che la politica possa, dare qualcosa finalmente a questo paese. È un paese disilluso. I ragazzi della mia generazione, io vedo tanti amici con cui ho contatti frequentissimi nella quotidianità, amici di infanzia che sono scappati all'estero. E quelle volte che sono tornati, guardano a questo paese come un meraviglioso posto che non riesce a trarre dalle sue bellezze, dalle sue capacità, dalle sue forze la linfa per andare avanti. Questo è il paese che vedo, e poi è il paese che viviamo tutti, È il paese che viviamo tutti. Non dobbiamo scoraggiarci, assolutamente no. Però ci vuole anche un po' di sana presa di coscienza di quello che c'è. Io non sono un propugnatore della rottamazione, ma credo che a un certo punto anche chi nel calcio sta da 20 anni forse potrebbe azzardare a fare qualcos'altro. Ecco, credo che magari non tutti i figli degli allenatori o i figli dei calciatori o i figli dei giornalisti sportivi debbano per forza fare quello nella vita, cioè viva Dio, si può anche fare altro. Sul discorso, in generale, adesso tuo, no? Adesso magari per chi non ti conosce, poi noi diamo per scontato anche, ad esempio, il cognome di Bartolomei, Agostino di Bartolomei, ci sono tante generazioni giovani, poi dopo su quello ci volevo anche arrivare, però Luca di Bartolomei, o semplicemente hai proprio solo Luca, come tu chiami tuo padre Agostino, no? Luca cosa vuole fare da grande? Cosa fa Luca di Bartolomei? Ma innanzitutto Luca è già grande. Mm-hmm. Luca è già grande, ma per un motivo molto semplice. Poi in Italia noi siamo strani, no? Lo sai. Io se lo dico da tedesco, io mi sento, parte non mi rassegno io, però non... Esatto, cioè noi dobbiamo iniziare a prendere coscienza di questa cosa. Noi siamo già grandi. Alla mia età negli Stati Uniti, piuttosto che in Inghilterra, ci sono fior di manager o fior di dirigenti, o anche semplicemente fior di artigiani che fanno meravigliosi prodotti. Quindi, secondo me, dobbiamo cominciare a prendere considerazione noi stessi e iniziare a dire sì, siamo dei ragazzi, perché adesso è giusto che si lavori anche fino a 65, anche a 70 anni, perché fortunatamente la quota di persone che vanno in miniera è scesa e quelli che ci vanno invece hanno giustamente... devono essere più protetti, ma chi fa un lavoro intellettuale è normale che lavori fino a 65-70 anni, ma a 30 anni una persona prova a inventare qualcosa di buono per se stesso e per il suo paese. Io in questo momento mi trovo fortunatamente a divertirmi, ad aver trasformato un pezzo delle mie passioni, che sono le passioni della politica, in un lavoro, e poi a fianco a queste, perché della politica non si può essere assolutamente del tutto dipendenti, perché sennò non si è liberi, la mia classica e vecchia attività di consulenza, con le difficoltà di tutti quelli che oggi si trovano a fare questo lavoro di consulenza legale o strategica nel caso di specie, quindi in un momento molto, molto complesso. Però questo è un paese che ha davvero tante potenzialità, e nei giovani, se iniziasse a credere nei giovani, avrebbe veramente una miniera. Ci sono ragazzi strepitosi che fanno nel silenzio e nella totale disattenzione dei media, fanno cose fantastiche. Se penso solo alla mia classe del liceo, ho 2 o 3 architetti che hanno vinto progetti internazionali, ho un ragazzo che fa un lavoro meraviglioso e che addirittura qualcuno dice che potrebbe essere candidato a grandi riconoscimenti sulla ricerca nel cancro. Purtroppo è dovuto andare all'estero. Noi lo abbiamo formato, l'abbiamo pagato, adesso sta all'estero. Non vedo perché questo non possa essere anche nel calcio. Ci sono giovani manager che sono molto promettenti,
proviamo a dargli un po' di coraggio. Senti Luca, al di là delle occasioni in cui pubblicamente evidentemente sei, tra virgolette, costretto a parlare di Agostino, con il passare degli anni, il pensiero che ti accompagna di Agostino è cambiato, è sempre lo stesso, è una figura che resta salda, i contorni sono più sfumati, meno sfumati, come so? Che dirti? No, credo che sia una perenne ricerca, un perenne percorso. E ricorderai perfettamente quando qualche anno fa mi invitasti ad una meravigliosa pièce teatrale. Io ti dissi: guarda Daniele, non ce la faccio. Ci sono dei giorni in cui oggettivamente hai una forte mancanza, dei giorni in cui hai una forte rabbia. Detto questo, io sono una persona assolutamente, in questo sono stato molto fortunato, perché vivendo anche a Roma ho avuto l'opportunità di confrontarmi con tanti ragazzi e tanti giovani uomini che hanno visto giocare Agostino, che in Agostino vedevano un qualcosa di più di un solo calciatore. Quindi la mia in realtà è stata, nonostante diciamo il dramma del lutto, è stata una vita assolutamente, assolutamente gioiosa, nel dolore di una perdita. Devo dire, adesso che sono diventato padre, alcune cose ovviamente mi mancano, perché nel rapporto con l'idea diciamo di potergli far vedere suo nipote che cresce, ovviamente mi manca. E io che sono, tanto per ritornare alla discriminazione territoriale o alla discriminazione di genere, io che sono cresciuto anche con uno humor nero molto forte, non ti nego che quando l'altro giorno ho visitato quella meravigliosa mostra di Roma Ti Amo, che credo sia bellissima perché fa veramente cultura con lo sport e dello sport, e non è un'esposizione randomica di cimeli, ma è davvero un qualcosa di organizzato con amore. Quando ho visto la maglietta di Agostino con questo quadro che abbiamo prestato per la mostra, ti devo dire che mi è venuta forte la voglia di portare Andrea, che ha 32 giorni in realtà, quindi non capirà nulla, non capirà assolutamente nulla. Però l'idea di fargli vedere anche solo inconsciamente un po' chi era suo nonno, senza celebrazioni, senza niente, ma ecco, facendogli solo una foto, questa cosa un po' mi manca, ma credo sia normale, credo sia assolutamente naturale. Senti, com'è finita la storia qualche giorno fa? Lo dico, no, insomma, magari per chi non l'ha notata, o magari in questo momento, perché magari se l'è dimenticata, era uscita una notizia su un giornale, no, per cui una branca della rinnovata AGEA aveva fatto una presentazione particolare parlando, no, del dopo carriera per i calciatori, e evidentemente era stata utilizzata in questa presentazione anche l'immagine di Agostino Di Bartolomei, messo tra gli altri in mezzo a una serie, una galleria insomma di personaggi che avevano avuto evidentemente un post carriera difficile. E il giorno dopo Luca Di Bartolomei, il giorno dopo la pubblicazione di questa notizia, ha scritto una straordinaria lettera aperta che è stata pubblicata dal Corriere dello Sport. Non c'è stata mai risposta alla tua lettera? Hai avuto modo di chiarire qualcosa a proposito di quell'argomento? Non credo che ci fosse, diciamo, risposta. Erano semplicemente, loro hanno avuto un pensiero, o comunque diciamo hanno fatto una summa di immagini un po' grossolane, messe insieme così alla buona. E poi diciamo non c'è stata risposta. Io non credo che nello specifico ci sia stata una mancanza diretta nei confronti di Agostino, non ho mai pensato questo, ma credo fortemente che ognuna di quelle storie meritasse, laddove è stata citata, meritasse un minimo diciamo di approfondimento e di rispetto. Dopodiché io sono felicissimo, come ho scritto, che la AGEA abbia deciso di ricominciare occupandosi diciamo di una cosa così importante come quello del retirement. Bene, ecco, c'è una cosa però, devo dire,
un po' mi fa rabbia, e non è nella gea, lo dico con grande serenità, mi fa rabbia che quella presentazione sia avvenuta in un contesto di un luogo per me sacro, diciamo, come è una sala del Senato della Repubblica, alla presenza di diversi parlamentari con alcuni membri delle istituzioni romane. Mi farebbe piacere che tutte queste persone usassero un po' della loro influenza per trovare quelle tante piccole meravigliose storie anche di sport che i ragazzi autonomamente, in maniera complicata, vincendo la burocrazia, vincendo la complessità di arrivare molte volte con difficoltà a fine mese, provano a trasformare la loro passione in un lavoro. Ecco, mi farebbe piacere che tutte quelle istituzioni provassero a essere una volta più vicine a quei ragazzi che provano a scrivere di calcio in maniera diversa, che provano a fare dirigenti di piccole società e insegnare ai ragazzi che è sbagliato simulare il fallo, che se i genitori stanno così dietro le reti è sbagliato. Ecco, mi farebbe piacere che tutte quelle istituzioni fossero anche dietro di loro, non sempre. Però se riescono a stare, se riescono a accettare giustamente che chi ha sbagliato nel passato e poi ha trovato un modo per emendare la sua colpa o comunque, ecco, se danno una seconda possibilità a loro, possono darne una anche a chi non ha sbagliato mai. Questo mi fa un po' rabbia. L'ultimissimo, dobbiamo chiudere, ci staremmo come al solito per ore a parlare, però ti chiedo proprio un pensiero al tifoso, Luca, così. Ce la facciamo a vincere lo scudetto? Io non so se ce la facciamo a vincere lo scudetto. Quello che so però è che da qualche anno io vedo una programmazione. Vedo una grande serietà, vedo la voglia di provare a fare un qualche cosa che sia, diciamo, un po' più lungo della sola durata del campionato. I progetti iniziano così. Progetto è una parola che a Roma, diciamo, è stata ciancicata, come si suol dire, è stata proprio masticata. Poi i romani o i presunti romani sono bravissimi a mettere nelle mole e a tritare qualunque cosa. Però quando si cambia un registro, quando si inizia qualcosa di diverso, diciamo di ambizioso, c'è sempre un periodo di rodaggio. Daniele lo sa, diciamo, ogni tanto ne abbiamo parlato. Io poi sono una persona di quelle che credo, quando hai avuto la tua precedente esperienza, ci saremmo sentiti due volte. Sono molto rispettoso e tendo ad essere molto rispettoso del lavoro altrui e a non intromettermi. Però forse avrei dovuto sentirti di più. Magari. No, assolutamente. Diciamo, io sono un bravo ragazzo, diciamo, non sono avvezzo a dar fastidio agli altri. Però credo che le cose si pianifichino. Non so se vinciamo lo scudetto. So che possiamo diventare una grande squadra. Quello sì. Una grande squadra, una squadra che gioca un bel calcio. E poi lasciatemi dire una cosa. La Roma è la squadra che gioca in questo momento il miglior calcio in Italia. Cioè, il ritorno, vabbè, diciamo, è andata come è andata, ma la partita di andata con il Napoli è stata una partita meravigliosa. Si può dire che palle il gioco della Juve? Per carità, vincono, bravissimi, chapeau, ma che palle! Mamma mia! Sono d'accordo. Ragazzi, c'è una cosa... Qualche volta giocano bene, qualche volta sì, effettivamente. Ho capito, ma santo cielo... sono una squadra rodatissima, cioè se non giocano bene loro comunque giocano in maniera diversa a seconda che giocano in casa o in trasferta, credo. Sì, che è una cosa, sì, francamente, sì, che fa un po', sì, ricorda un po', diciamo, l'hanno pagata anche in Europa, infatti, dal sì, diciamo, è una cosa che paghi, è una, sì, cosa che paghi. E poi è una cosa, cioè i campionati spagnoli o il campionato tedesco è un campionato divertente, si difende di meno, non lo so, però ti diverti di più, cioè, c'è tutto intorno. Cioè, se il calcio deve essere entertainment, divertiamoci. Sono d'accordo, divertiamoci. Questo mi pare l'ultimo messaggio lanciato da Luca Di Bartolomei, che raccogliamo
con grande attenzione, ovviamente ringraziandoti per la tua presenza e per le parole che ci hai regalato. Grazie. Grazie. A voi. Grazie Luca Di Bartolomei. Noi torniamo tra poco.